Salve a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di Quanto è Pippa Alberto. Oggi ultimo episodio della saga, perché dal prossimo episodio incominceremo a dare un'occhiata ai mazzi che girano con la nuova espansione. Quindi ultimo mazzo che non runna carte della nuova espansione lo dedichiamo al nostro caro amico Toschi. Un cartone Toschi è veramente un dito in quel posto. Ma andiamo con ordine. Che mazzo è questo? Questo è un Naya Adventure. Naya perché appunto gioca i colori dell'Italia, bianco, rosso e verde. Ecco, grazie Kyle, mancava proprio questa alla fine. Cioè, complimenti. Hai finito? Vabbè, io spero che non si sia sentito cosa ha detto il pappagallo. Comunque, questo appunto è un Naya Adventure. Abbiamo un comperto come al solito con tutti i pathway possibili e immaginabili, perché li adoro. Sono veloci, sono versatili, ci abbiamo anche le foil. Quindi diciamo che è appunto un mazzo. Ah, finisci? Ecco, è diventato un fastidioso allucinante. Sì. E dicevo appunto, abbiamo un comparto di terre con tutti quanti i pathway possibili immaginabili, perché sono utili e veloci. Terre base quanto basta e triple passage. Poi abbiamo la parte ramp del mazzo, che praticamente la facciamo gestire alla Jaspira, e al nostro caro amico Floridron. Jaspira Sentinel 1-2 con Reach, con un'abilità estremamente interessante, perché tappando se stessa e un'altra creatura che controllo, aggiunge un mana in qualsiasi colore. Ecco lì che diventa praticamente un elfo che dà mana di tutti i colori. Basta avere la carta 1-1 di merda, e andiamo a vedere qual è la carta 1-1 di merda da tappare. Poi abbiamo inserito una Adventure Engine, Adventure Naya classica, quindi Giant Killer, Ringkeeper, ovviamente per l'Adventure Engine, Bone Crush Giant e Lostrak Beast, le due delle carte migliori di Eldraine, almeno delle rare migliori di Eldraine. Bone Crush Giant, vabbè, è inutile effettivamente spendere parole sulle carte di Eldraine. Citando un pro player che seguo su YouTube, lui dice giustamente: se hai un mazzo in standard ad oggi che non usa neanche una carta di Eldraine, probabilmente non è un buon mazzo. Noi ne abbiamo 4, 8, 12, 16, teoricamente dovrebbe essere un ottimo mazzo, ma lo vedremo. Arriviamo appunto alla parte un po' più con bereccia, per così dire. Abbiamo inserito Showdown of the Skald perché ovviamente pescare non è mai abbastanza, ma la seconda parte della saga ci va in combo col Clarion Spirit, perché noi praticamente andiamo a giocare Showdown of the Skald e poi a castare le nostre creature 1-1, che poi vengono, diciamo, pompate le nostre creature quando giochiamo le nostre spell. Quindi praticamente l'interazione tra queste due carte è uno dei punti di forza di questo mazzo. Quindi appunto giocare le spell e fare appunto le pedine 1-1, che possono essere usate appunto per generare mana in colore, serve appunto per questo. Ma non solo, questi 1-1 volanti sacrificabili servono per pescare con Toschi, quindi è un mazzo che punta a pescare quante più carte possibili. Il vantaggio in mano di carte è tangibile, diciamo. Toschi non può essere counterizzato, attacca ogni turno e l'abilità speciale, ovviamente, ogni qualvolta una creatura che controlla infligge danno da combattimento a un giocatore, peschiamo una carta.
Quindi, se entra solo Toschi, peschi a una. Se entra Toschi e un'altra, pesca due. Se non entra Toschi, ma entra un'altra creatura, ne peschiamo una. E così via dicendo. Non è necessario che, non, necessariamente non deve entrare Toschi, ma comunque deve entrare. L'importante è che infligga danno whenever a creature you control deals combat damage to the player, draw a card. Quindi ci sta poco. Ma fa danno, tu peschi. Intanto che c'è Toschi. Toschi è indistruttibile, quindi. Codeone Siria. E Toschi noi è la creatura migliore da Mudacqua Angurius. Immaginiamo la situazione, avere un 4-4 Reach Trample indistruttibile, spacca gli artefatti incantesimi. Abbiamo usato come companion Giganta, perché? Perché innanzitutto ci manca una creatura grossa in questo mazzo. Non abbiamo creature giganti, la creatura più grossa che abbiamo in main è 5-5, una Lovestruck Beast. 5-5 a costo 3, ma comunque molto molto vulnerabile, anche se con Toschi l'1-1 ce l'avrai sempre per attaccare con la Lovestruck, è più probabile che siamo ora Lovestruck che Toschi. Giganta l'abbiamo messo principalmente perché ci serve non il mana, ma una creatura. In più, il fatto che nessuna di queste carte, caso vuole, che nessuna di queste carte abbia un doppio colore tra i suoi costi di lancio, rende appunto il gigante il companion migliore. Non neanche, il mazzo neanche se ne accorge, diciamo, della presenza di gigante. Possiamo anche non giocarla, però nel caso in cui dovessimo averne bisogno, è lì pronta ad entrare la nostra cara amica gigante. Questo è il mazzo. Questa era la spoiler. Non ci resta che andare a provarlo. Ole, siamo pronti. Sistemiamoci bene tutto. L'uccello sta a posto? Sì, l'uccello sta a posto. Boh, ok, oh. Incazzoso questo. Senti che casino. No, abbassa, abbassa, abbassa. Ma buca delle orecchie. Ma che? Allora. Posso guardarla la mano? Posso? Grazie. Allora, diamo un po' un'occhiata. Undead Lay, Jaspira Sentinel, non male. Mi dispiace, mi rode un po' per questo gigante. Però per il resto ci possiamo giocare tutto. Il mana rosso lo possiamo prendere con Fable Passage qua Sentinel. Quindi io direi che possiamo partire con il primo match della giornata di oggi. Potrei addirittura aspettare un turno per calarmi la Sentinel, però no, se poi ci serve, ci entra qualcosa di interessante, è meglio così. Infatti lui ne approfitta per fare scry. Ok, un altro Fable Passage. Altro Fable Passage, interessante. Fable Passage noi lo caliamo e non lo usiamo e attacchiamo con la Sentinel. Così ce l'abbiamo qua, 1, 2, 3, 4, teoricamente 4 mana, se dovessimo sentire la necessità di sparare su qualcosa. Qua puzza, qua tu amico mio tu mi puzzi, oh sì. Allora facciamo così e passiamo. Non mi fido ad attaccare con questa situazione qua, c'ho i miei sensi di ragno. Mila! Whenever opponent attacks one or more planeswalker you control, put a loyalty counter on each planeswalker you control. Whenever a permanent you control becomes the target of spell or ability an opponent control, you may draw a card. Ah, faccia Rugaz. Ed è 2-3 a costo 3. Interessante. Questo è un grosso problema. Oh, il mana rosso! Allora, cosa facciamo noi? Noi possiamo intanto calarci il mana rosso che ci serve. Potremmo mutare il Keeper, però non c'ha quasi senso la cosa. Invece 4 e 1, 5 mana. Sapete che casi? 6 mana. Sapete che cosa faccio io? Io pesco una carta. Esco proprio una carta.
Però no, facciamo così. No, attack and turn. Ci potrebbe essere qualcosa su cui sparare. Comunque, in ogni caso, prima che lui passa, spariamo sti due danni e spacchiamo Fable Passage. Cazzo. Cioè, cazzo per modo di dire, perché Milla moglie a schioppo. Ma come gliela schioppiamo? Actos a 3. Perfetto. Quindi può venire bloccato dal gigante. Quindi dobbiamo rinunciare alla nostra Sentinel. Quindi, pass to blogger. Jaspira Sentinel su di lui. Prendi un mana rosso. Tappiamo il nostro amico in Keeper. Due danni qua. Sì, pescalo. Doppio verde, doppio verde e doppio rosso. Oh no, o doppio bianco. Non c'ho un cazzo, tanto col doppio. Cazzo me ne frega. Passo damage. E piglio 6 danni. Ok. End combat. My turn. Ok. Allora. Bon Crusher Giant. Subito. Ok, no attack. È una situazione un po' di cacca perché muovi, no? Actos deve. GG. Abbiamo perso. Se questo entra mi fa 12 danni. Madonna, sta carta è troppo broken. Troppo broken. Blade Historian è troppo broken. GG. Non si può fare nient'altro. Posso. Perdo un secondo a dare mezza spiegazione del perché ho concesso. Praticamente io potevo pure bloccare. Qua. Comunque, bloccando. Lui si sarebbe, avrebbe ucciso il gigante, il turno, io avrei ucciso Actos, il turno dopo però sarebbe successo questo. Lui avrebbe giocato due spell che ha 5 mana, due spell co-Usher, quindi avrebbe fatto la pedina, avrebbe attaccato con lui, Winota avrebbe triggerato comunque con doppio attacco e io con 1, 2, 3, 4, 5 mana, a meno, cioè 5 mana io potevo fare poco o nulla perché 3 mana potevo giocarmi una Lobstruck. Però comunque con il doppio attacco non sarebbe stata una cosa. Non c'era nulla nel mazzo che pompava o mi aiutava. Matchup. A titolo informativo, ieri ho fatto 40 anni. Di quei 20 passati a me giocare a Magic. E sono ancora una pippa. Vi rendete conto? Allucinante, alluci, alluci quelli dei piedi. Nante. E aspetto adesso una fila di commenti sotto. No, ma guarda che non li dimostri. Guarda, sembri giovanissimo. Grazie, grazie a tutti quanti, veramente. Vi amo. Allora, diamo un po' un'occhiata alle cose serie. Cioè, tre terre, va bene, mi dico. Cioè, praticamente si è trasformato in un mono verde il mazzo. Meno male che. Allora, io. Blu. Gioco questa come verde, così questa può diventare bianca e questa può diventare rossa. Rossa. Quindi, boh, senza paura, ci giochiamo il mana bianco. E ci giochiamo Tangled Floridron. Così il prossimo turno abbiamo 3 mana. Siamo arrasciando. Questo è un counter.
Essendo quello encounter, sono sicuro. E gli occhi del cuore. Qua vedo tanto mana blu, quindi io mi sento, me la sento un po' calla. Me la sento un po' tanto calla. Oh, so it coming to Lich Keeper. Ma c'è troppa molto più pesante. Tu me vai a counterare l'Innkeeper, Gesù Cristo. Gesù Crisbio. Vabbè. E attacco con tutto, cazzo me ne frega. Tanto la. Ah no, la faceless la può. No, può trasformare faceless. Ma volevi in culo a me. A me, volevi in culo. Dai. Addio, amico. Insegna agli angeli come si bloccano le faceless. Aspetta. No, pass to blogger. Blocco. Attingo mana rosso. Tappo lui che è già tappato. E dupigne su sta faceless di merda, visto che c'hai tutto tappato. Do you like it? Do you like my stomp? I stomp your fucking faceless. I stomp your fucking faceless. Però se è faceless, non posso dire per esempio I stomp your fucking face. Interessante. Showdown of the Skulls. Autopay. Credo che non pescherò più toschi per il resto della partita. Shuffler is fine. No, Shuffler is fun, scusate. Shuffler is fun. Spirito Aldergardo! Questa è carissima, a me piace tantissimo questa carta. Se potessi la metterei ovunque, il problema è che. Non va in tanti, ma non va in tutti i mazzi. My turn, my turn, my turn, my turn, my turn, my turn, my turn. Toschi! Bella Toschi! Allora, lui c'ha il blu, quindi c'ha i segnalini, sono relativi. Questo io buttiamo a questa. Quindi, un mana verde. Tappiamo Toschi. Ci facciamo la. Ok, più uno Toschi. Visto che è industriabile. Ci giochiamo Fabled Passage. E Mavion del culo perché poi su 3, su 4 carte ho pescato 3 Toschi. Cioè, allucinante. Io non so. Se può essere più sfigati. Che cazzo è? Più 2 più 0 è indistruttibile, però si tappa. Ma era comune. Ma tu mi vuoi attaccare? Mi stai attaccando? Mi stai attaccando veramente? Vabbè, via la pedina. My turn. Ok, visto che con Showdown of the Skald a noi ci serve, dammi mana rosso. Vai, and another one. Toschi 3-3. Ok, ci facciamo terra. Serra doppio bianco e via terra rossa. Giochiamo Clarion.
3-4 Jaspira Sentinel. Quindi spacchiamo questa. Foresta. Else Heart Desire. E facciamo diventare Gradient Spirit 3-3. Allora, li sto facendo diventare tutti 3-4-3-4, perché così praticamente posso oltrepassare questo troll e pescarmi una carta. Vai, vai. Tanto la sentinella non ci interessa più. E Molclarion si incomincia a cagare, se ce la faccio si incomincia a cagare tutte pedine per bloccare sti due. Sempre se è così folle da attaccare. È folle da attaccare. Finché c'ha Trample non mi impaurisce. Ok, tocca a me. Allora, intanto buttiamo dentro Fable Passage. Olè. Poi, cominciamo. Con 3 mana, Lothrak Beast. Toschi lo facciamo diventare 4-4. Wow! Discontinuity! Complimenti! Allora io mi prendo la priorità comunque. Mi prendo l'ultimo mana colorato del mazzo. Ma ti è entrato a te, non a me. Quello è il problema. Vanno avanti 2 danni alla volta? Toschi 4-4. Lothrak Beast. Clarion 4-4. Mooncrusher Giant. Facciamo Jaspira Sentinel. Tu non c'è incantesimi né incazzo. Vabbè, paghiamo Giganta. Paghiamo Giganti. Paghiamo Giganta, ho detto. Ecco, bravo. Attacco. E attacco. E pesco due. Do. Abbiamo già calato terra, sì, sto Clarion è perfetto. Ma tu sei sicuro di quello che hai appena fatto, amico mio? Ah, ecco. No, è sicuro, va bene. Allora, lui deve pompa... Ok, perfetto. Mooncrusher Giant su Aldergard, Lothrak Beast sul troll e l'altro sull'1-1. Quindi, così, questo lo deve salvare. Questo lo deve pompare 2 volte per uccidermi a Lothrak, ma muore, ma non muore, vabbè, sti cazzi. Ma io il turno dopo mi comincio a cagare tutte pedine. Quel coso gigante so se mo levato dalle palle. Perfetto, mamma mia. Ok. Clarion. Clarion. Terra. Qua verde. Mi serve verde.
Angurius, anzi Toski digievolve in Angurius. Scusate, ste cazzate le adoro. Next. La cosa bella è che mo praticamente, ah ecco, che praticamente avendo Trample io pesco sempre. Quindi è divertente, it's fun. Ah, un co shuffler, cioè tre toschi di fila con Showdown e The Scald mai visto. Mai. Gli occhi dello Shinigami. Occhi dello Shinigami. Oh. Userò gli occhi dello Shinigami per vedere quanto cazzo te rimane da cantare. Allora, noi abbiamo Florinon, Clion, Padua. Questo entra come terra, siamo on the play. Lui non è ammollicato. Sento puzza di... This is Mono Red! They play Mono Red. This is Mono Red. They play Mono Red. Fervent Champion. Anna and another one. Robert of the Rich. Anax for the Forge. This is Mono Red. Allora, fammi capisce. Se mi gioco Clarion, praticamente calcolando che lui snow, c'ha montagna, innevata, frostbite, praticamente tutte quante le creature più piccole sono matematicamente morte. Però l'unica cosa che mi conviene fare è farglielo sprecare. Quindi, visto che ho due Innkeeper in mano, uno lo metto, così lui ci spara, spende un po' di mana, cala Rimrock e non fa nient'altro oltre che farmi 4 danni di Ferment. Il piano è questo. This is the plan. Dopo questo faccio Pathway, Clarion come prima spell e l'altro Innkeeper come seconda spell. Così c'ha bisogno di più cose. L'Innkeeper è troppo ghiotto da lasciarlo scappare così. Lo stomp, oh, eccolo. Non lo può... È il mono rosso. Il mono rosso ragiona così, c'è poco da fare. Ah, posso sparare! Sì, il problema è che sparo anche io. Allora, mana rosso. Teniamo che mana rosso, facciamo Clarion. Innkeeper, pedina 1-1. Ok, e il prossimo turno entra Toski. E Toski mo su magna Fervent proprio. Gli magna proprio in testa. Però non ci abbiamo il mana per fare doppia spell. Però Toski non posso non giocarlo. Ah, questa sicuramente me la gioco. Another stomp. Ok, va bene. Here we go. Ah, se prendo questi vado a 5. Quindi io sta pedina volante me ne fotto. Quindi prendo solo 2 danni. Comunque complimenti, due giganti, oh, bella mano, Mai una gioia proprio. È indistruttibile. Fervent lo dai in faccia a sto turno. Phoenix of Ash no. Entra. C'ha Rimrock, su 4 danni vado a 3. Attenzione! Vuol dire c'ha Rimrock allora. Sì, vai a morire, mo. Che cazzo mi invento io qua? Sono morto. Che cazzo mi invento? E lui deve attaccare per forza. Dammi un gigante. Col cazzo. Però questa c'ha Reach. Boni, oh. Boni.
Ce l'abbiamo fatta, zitti, zitti. Questa c'è Rich e questa è 1-1. E questo si può schiantare sul Clarion. Ah, che palle! C'ha una carta nel cimitero, quante ne deve avere? 3, a posto. Ma dai, non è possibile un'altra terra. No, aspetta. No. Non ce la faccio. Palle, oh. Cioè, io vorrei di no. Mo. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 spell. 8 terre, 6 spell. Lui. 4 terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spell. Cioè, allucinante. Ma cazzo fai a vincere così? Ma cazzo fai? È impossibile. Me lo sei imparato quando streamiamo, sta zitto, vedi? Il pappagallo è molto educato. E che sei? No, vabbè, questo avatar non può essere monorosso. Ma non mi fido. Comunque abbiamo due Showdown of the Skull, Clarion Spirit, Jaspira Sentinel, non è male. Ah, mono bianco? Possibile mono bianco? Vai, vai, server, prenditi tutto il tempo che ti occorre. I'm at your own disposal. La madonna. Ok, quando arriva a 4 lo ammazziamo. Fino ad allora me ne può fregare di meno. Anche perché noi diventiamo più grandi con Showdown the Skull. Che ci serve mana. Ci servirebbe una terra veloce. Quando è troppo e quando è poco. Mamma mia, cos'è? Ma mo sei proprio a chiamare Giant Killer. Mo metto qua un pole position, vai. Mettili tutti e quattro qua, ti prego, mettili tutti e qua. Sì! Io come godo, mi più volentieri sti 4 danni. Mi più proprio volentieri, guarda. Me frega anche. Faccio solo questo sto turno, non me ne frega nulla. Non me ne frega nulla. Megalupre Fable Passage. Non me ne frega nulla. Ma Vinda. Instant of Sorcery però. From your graveyard. E c'è il cazzo, quindi che vuoi fare con Mavinda? Ah, vuoi pompa Mavinda. Ma tu sei sicuro che vuole pompa Mavinda? No, vuoi pompa Luminarch? Va bene. Basta damage, vabbè, io due danni. Quindi lui è un mono bianco con Mavinda. Però ci dovresti avere le spell da usare con Mavinda nel cimitero, teoricamente. Quindi la domanda che mi sorge spontanea è: che genere di instant o sorcery runna sto mazzo? Allora, se mi faccio Showdown of the Skull questo turno, noi il prossimo turno non faccio Giant Killer. Allora, famo così.
Senti, mamma, io intanto, visto che devo fare Showdown of the Skald, non voglio pescare a terre. E mi serve un doppio. Andiamo sul doppio bianco o sul doppio verde? Andiamo sul doppio verde, che vedo che c'è Angurius, Toschi. Preferisco il doppio verde. Quindi, se io adesso mi gioco Showdown of the Skald, la pedina per bloccare la faccio calando Giant Killer. Sì, proviamo a fare così. Sì, Giant Killer è la soluzione migliore. Tre terre, oh. Oh, non ruba, ci stiamo a registrare, vedi che io ho già cassato la spell, guarda, va come ruba, va come ruba, va come ruba. Sì, time out usato così, con Giant Killer frozzato, complimenti. Ok, e se siamo fatti il blocchino volante? Il blocchino volante. Io mi giocherei Fable Passage addirittura, perché il Pato praticamente è inutile e me levo un'altra terra. Usciti due Fable Passage e altri due qua. Guiding Voice, Learn, che è a prendere la terra sicuramente, quella che fa. Infatti, Environmental Science. Vabbè, era scontato. Tubo mo con prima vinda. Ah no, si ricasta Guiding Voice su di lui. Ok. In base a 2 punti è facile. Questa pedina morirà su un 4-4. Ok, vai. Academic Probation. È Sorcery. Quindi io gliela tappo durante la sua fase principale. Allora, questo è il secondo punto della saga. Allora, Innkeeper. Su Clarion. Mi devo ricordare di tenere 2 mana liberi, 2 mana bianchi, 1 mana bianco libero e 1 mana in colore. Quindi a sto punto io per Fable Passage me lo gioco e casomai me lo spacco quando mi serve. Anche perché lui potrebbe calare qualcosa e io faccio il gigante. Però devo. No, devo fargli subito i danni. Perché se no non metto la pedina e non lo blocco. Quindi 2 danni in faccia. Ok. Facciamo Clarion Spirit 4-4. Ma sì. Vai, Clarion Spirit. Oddio, 4-4 però soggetto a Giant Killer. Potrebbe essere controproducente come cosa. Ci ho ripensato come un cornuto. Era meglio magari fare un'altra cosa. Aspetta, che poi io se faccio 1, 2, 3. Sì, ok, va bene così. Incominciamo a entrare anche noi di danni, va. End turn. Oh. Eh no, è Sorcery. Ops! Mi dispiace. È Sorcery. Wow! Vai, vai, già che ti giri Shelter, va bene. Sono contento di prendermi sti danni se te sei sparato, se giri Shelter. Until your next turn.
Quindi it can attack or block. Ok. Potrebbe addirittura farla sul gigante, eh? Quindi lo spirito blocca l'aspirant. E quindi entrano 4 danni. Mi sta facendo 4 danni a turno sto rotto in Kaiser. Sto gran padre di Harry Potter. Hai fatto una cazzata, amico mio. A me hai fatto una grossa, enorme, gigantesca cazzata. Perché tu dovevi fare quello che c'ha protezione dal bianco. Te sei perso i danni così. Fallo mo magari lo metti su Mavinga. C'ha più senso. Ok. No, niente, continua a pompare questo. Mancia Trample, per Dio. Perché tutto sto accanimento su una pedina? Bombo. Ma sull'Inkeeper. Ce la può fare? Sono quasi contento di aver pescato sta terra. Cominciamo a divertirci anche noi, dai. Ok. Comunque, ecco risolto l'arcano. Lui praticamente c'ha solo spell e ha Illuminarch. Attacco col 4-4. Ora, a meno che non si spara, se sto turno si spara 6 giri, cosa vuole castare? Ok, ma non c'ha il mana. Ma che cazzo fai? Ok, quindi again su Mavinda perché vola. Mo va pure pescare. Devo trovare la finestra per giocarmi Toschi. Se riesco a giocarmi Toschi è finita. Perché faccio Toschi, Shodan of the Skald, Angurius e lì praticamente chiudo la situazione. Intanto che c'hai Trample non mi preoccupi, forse non hai capito. Ci sarà sempre una pedina qui ad aspettarti. La domanda che mi faccio è: c'era qualcosa che staffava di bianco, mi sa. Lui potrebbe giocarsi Probation. Eccolo, infatti, mamma mia, me lo ricordavo bene allora. Put one counter on target attacking creature and untap it. Su una sola, però. E la stappa. Ok, perfetto. Quindi lui vuole chiudere questo turno. Non ha capito che... C'è un piccolo dettaglio, amico. Over. Grazie, Gemraiser. Grazie. State scherzando, oggi non è andata male. Vabbè, e mazzo, signori, mazzo regge ancora contro l'espansione nuova. E afa, Toschi tutta la vita. C'è poco da dire.
A parte qualche partita dove appunto abbiamo risentito della sfiga, ma se sa, ormai dovreste saperlo che noi siamo perseguitati dalla sfiga, siamo perseguitati tantissimo dalla sfiga, ma quello non è, c'è poco da fare. Quando lo shuffler decide che tu devi perdere, c'è poco da fare. Quindi non c'è tecnica, non c'è mazzo che tenga. Pescare 8 terre, 10 terre, 12 terre di fila ti distrugge con qualsiasi mazzo. Cioè, puoi avere il mazzo più forte del mondo, ma se c'hai 3 spelle e 12 terre, non va da nessuna parte. Quindi, diciamo che spesso e volentieri tutto è molto relativo. Spesso io vi faccio vedere dei mazzi che perdono sistematicamente tutte le partite, ma in realtà, ovviamente, non è così. Io vi mostro soltanto quelle in cui perdo, quelle in cui vinco. Vabbè, no, beh. Ci sono stati dei mazzi che hanno perso tutte le file, che praticamente il programma l'ho registrato con 10 minuti, con un'oretta avevo finito. Però ci sono anche sappiate che ci sono comunque anche tanti altri mazzi, tipo quello di oggi, che praticamente ti divertono, vincono, te fanno rankare addirittura, perché questo comunque a Diamond ha fatto. È partito che stavo a Diamond 4, sono arrivato a Diamond 3, quindi voglio dire, il bambino regge, ce la fa ancora. Poi ovviamente uno ci mette dentro quello che gli pare, non vi ho fatto vedere la side, perché comunque è un discorso un po' relativo, e comunque questo mazzo tra poco verrà smontato per avere un'edizione rinnovata, riveduta e corretta con le carte nuove. Pensavate che mi stavo fermando? Invece no. E infatti dal prossimo programma mi sono già preparato 4-5 mazzetti e vi faccio vedere un po' che cosa mi sono inventato, no, che cosa sta girando, perché non è che me lo sono inventato io. Io gioco, vedo, carino questo mazzo, che cosa monta? Ok, fammi controllare, prendo appunti, perché c'ho sempre la penna a mano, per questo motivo, perché io scrivo mentre, oh, questo è carino, mi piace questo mazzo, cos'è? Non male, combinazione, quindi sappiate che la roba ghiotta sta pariva. Per oggi è tutto. Un saluto da Kyle, il nostro Beard of Mana. Ciao Kyle, e da me. Alla prossima succhiata.